Salve a tutti ragazzi, vostro Lee, in questo nuovo video vedremo l'unboxing delle Industrial PPC, delle ventole della Noctua. Le ventole sono un omaggio della Noctua, che ringrazio. Trovate i link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione, mi raccomando dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Noi ci becciamo tra poco con l'unboxing. Bene ragazzi, eccoci con le scatole contenenti le ventole. Tutto intorno abbiamo come sempre varie immagini e informazioni. Nella parte posteriore possiamo vedere alcune specifiche tecniche delle ventole, mentre nella parte frontale abbiamo in alto a destra il logo della Noctua ed al centro il modello. Passiamo adesso all'unboxing. All'interno abbiamo viti metalliche, ventola da 120 mm, anche qui viti metalliche, e ventola da 140 mm. Passiamo adesso ad esaminarle nel dettaglio. Vediamo alcune specifiche. Ventola da 120 mm, altezza 120 mm, larghezza 120, spessore 25, cavo lungo 400 mm, connessione con connettore 4 pin, voltaggio di partenza 5 volt, voltaggio massimo 12 volt, numero massimo di giri al minuto 3000, numero minimo 750, flusso d'aria 186,7 metri cubi all'ora, garanzia di ben 6 anni. Ventola da 140 mm, altezza 140 mm, larghezza 140, spessore 25, cavo lungo 400 mm, connessione con connettore 4 pin, voltaggio di partenza 5 volt, voltaggio massimo 12 volt, numero massimo di giri al minuto 3000, numero minimo 800, flusso d'aria 269,3 metri cubi all'ora ed anche qui garanzia di ben 6 anni. Nella parte frontale possiamo vedere le due ventole composte da 7 pale e al termine di quella da 140 mm abbiamo dei particolari rilievi che servono a migliorare il flusso d'aria e rendere le ventole più silenziose. All'interno del frame abbiamo tutta una serie di accorgimenti per migliorare pressione, flusso d'aria e silenziosità, come queste piccole scalettature nei quattro angoli e questi incavi all'interno. Infine, nei quattro angoli, sia nella parte frontale che posteriore, abbiamo questi rivestimenti in gomma utili per attutire i rumori dovuti alle vibrazioni. Si rimuovono in questo modo. In un angolo dei frame abbiamo i cavi di alimentazione lunghi 400 mm con connettori a 4 pin, mentre nella parte posteriore abbiamo degli adesivi con le specifiche di alimentazione e di frame che sorreggono i motori. Cosa possiamo dire di queste ventole? Iniziamo dal lato estetico, ventole Noctua di colore nero, quindi anche chi non sopporta i colori originali Noctua potrà finalmente apprezzare queste ventole. Per quanto riguarda le performance, al massimo dei giri, 3000 per entrambe le dimensioni, quella da 120 ha portato un miglioramento di circa 7 gradi, quella da 140 circa 8. Per quanto riguarda la rumorosità, le ventole al massimo dei giri, indipendentemente dalla dimensione, risultano molto rumorose. 3000 giri non sono affatto pochi. Ovviamente a questo regime il flusso d'aria è incredibile. Un giusto equilibrio tra performance e silenziosità lo si ha a circa 1400-1500 giri per entrambe le dimensioni. Una nota sul bundle: le Industrial, oltre ad offrire una colorazione differente ed una confezione differente, anche se comunque sempre molto curata, non offre, come abbiamo visto, un bundle ricco come da tradizione Noctua. Troviamo infatti solo le viti metalliche. Gli accessori come prolunghe, connettori ad Y, viti gommate, eccetera, possono essere acquistati separatamente. Un'ulteriore nota questa volta sul modello. Come si evince dal nome, Industrial, queste ventole possono essere utilizzate anche in ambienti più, tra virgolette, estremi, quali ad esempio ambienti molto umidi o con molta polvere, grazie alle certificazioni IP52 ed IP67, a seconda del modello che acquistate. In definitiva comunque si tratta di ottime ventole, performance eccellenti, anche se purtroppo rumorosissime se tenute al massimo regime, ma come abbiamo già detto, riducendo la velocità di rotazione si riesce ad ottenere un ottimo equilibrio tra performance e silenziosità. Forse l'unica nota negativa è il prezzo, circa 27 euro per la 140 mm e 25 per la 120. Come detto, un prezzo un po' alto, ma la qualità come sappiamo si paga e Noctua negli anni ci ha abituato a prodotti di altissimo livello. Bene ragazzi, l'unboxing delle ventole finisce qui, le potete trovare online ad un prezzo di circa 27 euro per la 140 mm e circa 25 per la 120.
Voglio ringraziare nuovamente Noctua per l'omaggio. Trovate il link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace e se volete condividetelo, aggiungetelo ai preferiti e iscrivetevi. Voglio ricordare che sul mio canale YouTube Lisi Long potete trovare molti altri video tutorial, consigli utili sul mondo dell'informatica, unboxing, gameplay commentati e vlog. Mi raccomando, seguitemi anche su Google Plus, Facebook e Twitter, trovate il link giù in descrizione. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bye bye!